Quindi esperienze europee, quando non siamo capaci di essere originali, copiamo. E ci sono esperienze nelle quali si vede che i sistemi metropolitani non vengono governati con perimetri amministrativi, non nascono città metropolitane, ci sono le funzioni metropolitane, sono grandi hub che hanno funzioni dipartimentali, che hanno perimetri amministrativi diversi. Oggi governare la mobilità non ha lo stesso perimetro della sanità. L'esigenza del diritto alla salute non è quella del trasporto o della mobilità, non c'è quella dell'utilizzo delle risorse idriche o della gestione dei rifiuti. Cioè, alla fine, ogni sistema metropolitano così complesso ha perimetri amministrativi diversi, che deve essere governato con poteri di secondo livello che abbiano i criteri di efficienza, efficacia e di sostenibilità economica. È altra cosa rispetto all'istituzione che deve governare questi processi in sede democratica e istituzionale. Ecco, poi il vizio in Italia, veramente è un punto, questo tema chiaramente naturalmente di appassione, ci appassiona, perché costruisce il futuro. Quindi oggi possiamo fare le cose fatte bene e non sbagliare, ma per far questo dobbiamo rientrare in una filiera istituzionale che vede a riequilibrare un po' Stato, Regioni, enti locali, avendo la possibilità di affrontare dentro delle riforme costituzionali, insieme di leggi molto efficaci di riordino dei poteri locali. Credo che su questa base questo convegno sarà uno degli elementi di discussione reale e forte di un processo che deve cambiare, di un paese che deve cambiare, soprattutto per le future generazioni. Grazie.